Prego. Sono Amedeo, mi manda Don Boschin. Lei è assunto in qualità di autista factotum. Se ci sono cose da fare, tipo la spesa, bollette da pagare... Ti chiamo. Non ci sono parole per descrivere un grande uomo come il mio papà. Ma questo non ha carattere. Ora per me ma una l'abbiamo candidata apposta. Scusi, ma lei chi è? L'autista. È fatto. E questa di chi è? È di nonno Salvatore. Quello che è morto. Ma non è morto. Abita qui su. Adesso è andato giù in Puglia. No, è andato più giù della Puglia. Sta sotto terra, mo. Licenzialo subito. Io non vorrei partire in Puglia con lui domani, vero? Oh, assolutamente. Andiamo. Ciao amore. A proposito, buono me, ho steso la roba mia. Se poi riesci a dare anche una botta di vero da stino, sei la numero uno. E sei tu quello? Ero il leader del mio gruppo musicale, Vintage. Beh, fammi sentire qualcosa, dai. Love is love! Love is me! Ma tu questo lo facevi in pubblico? Sì. E nessuno mai ti ha alzato le mani. Grazie, Pasquale! Ma stiamo andando da un latitante! Abbassa la voce, ma si sceglie! Don Carmelo, ma lei conosceva un certo Salvatore Dandini? Grandissimo fratello mio, che aveva un grande dolore, una malattia. No, non è vero. Un figlio scema, non si dava pace, voleva cantare. Love is love! Dovevo seguire i miei sogni, e invece lui no! Mi ha cambiato la vita. Che un giorno quando E di sabbia di scoglio tu! Dimostra a tuo padre chi sei, buttati! Dovete ripetere tutti insieme, vai! Vuole aprire lei questo consiglio d'amministrazione? No! Io lo voglio chiudere! Donna Bevere! È urto, ma pure Apriamo un ristorante. Ci sto. Io pensavo che avevamo un'attività nel senso di avviarla. Ma quello dicevi tu. Io torno a cantare. Ma te la ricordi la mia voce? Te la faccio sentire? No, e me la ricordo. Se non se la ricordavo c'era qualche speranza.